Ci sono squadre per cui serve spiegare il perché siano una sorpresa, altre no. Prendete il San Nicolò, la nuova seconda forza del campionato di Serie D. Che i biancazzurri non fossero più una matricola, ma qualcosina in più era arcinoto. Che la squadra dei Epifani adesso possa insidiare le favoritissime per la vittoria del campionato è presto per dirlo, ma basta affacciarsi dalle parti del Bonolis per capire che la fantasia può viaggiare lontano se è supportata da idee e sacrificio. 3-1 alla Vispesaro, che non è una corazzata del campionato, ma che proprio per questo veniva in Abruzzo, col ruolo designato di guastafeste. Ma il San Nicolò ormai ragiona e gioca da grande, attacca dall'inizio con l'esterno Di Petronio fuori di un soffio e col diagonale di Massetti all'undicesimo che tocca il palo alla destra di Celato. Poi rallenta perché il risultato non si sblocca e allora vale la pena cambiare cliché e vivere di fiammate, come quella che dopo il piazzato del 37esimo assesta Daniel Margarita 60 secondi più tardi. Nonatangelo va a prendersi la corsia laterale e suggerisce per la punta che in Demi Volé trova l'impatto e l'angolino basso alla sinistra dell'estremo pesarese. I padroni di casa sentono che il momento è quello giusto per fare male e dopo 5 minuti mettono in ghiaccio la partita. Stavolta è Massetti a pennellare per la testa sempre di Margarita, celato e spiazzato, e il 2-0 regala un intervallo tranquillo ai biancazzurri, che però non sembrano accontentarsi. Pronti via, nella ripresa dopo 40 secondi calano il tris, lo slalom di Massetti è d'antologia, come il diagonale che trafigge ancora una volta una vista inconsistente davanti e disattenta dietro. A questo punto la gara ha poco altro da dire, Rapino di testa non trova il poker sugli sviluppi di un corner e c'è solo il tempo per la rete della bandiera al 73esimo di Dadì, che però non cambia i destini di una partita che lancia ancora di più, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il San Nicolò tra le grandi, le grandissime di questa Serie D.